Allora, quindi riprendiamo con la seconda parte di questa lezione di psicofarmacologia applicata, dove facciamo una carrellata e commenti dei vari farmaci. Le cose che abbiamo detto prima le sapevate già, sono troppo semplici, troppo complicate, non ci avete capito niente, niente proprio, ottimo. Vabbè. Poi magari lo rivedete il video così un po' di volte. Allora, andiamo avanti, che sennò non è che li facciamo tutti 100, ribadisco, i principali. Buspirone, giusto due parole. Buspirone ha un vago effetto ansiolitico perché va a bloccare i recettori serotoninergici, credo gli 1 e 2, l'1 mi sembra. Sì. Però devo dire, Buspar, il nome commerciale, si usa, io l'ho usato sempre relativamente poco, questo neanche lo conosco. Carbamazepina, Tegretol, antiepilettico, vago effetto stabilizzante, sicuramente non di prima scelta, problemi anche di tollerabilità, per cui uso con grande prudenza, relativamente scarso. Cariprazina è un'altra pina nuova. Anche qua abbiamo fatto un paper che potete andare a vedere sulla specificità della cariprazina. È sicuramente un farmaco di quelli nuovi, alcuni li definiscono di terza generazione, molto delicato e quindi, un po' come dicevamo per la senapina, sicuramente ottimo per quei pazienti giovani o con sintomatologia non marcatissima a livello di sintomatologia positiva. Il vantaggio è che sulla sintomatologia negativa va abbastanza bene, nel senso che non la peggiora quantomeno stile aloperidone, quindi ha indicazione in qualche modo anche nella depressione bipolare, mantenimento bipolare e una depressione resistente. Ovviamente l'indicazione primaria è la schizofrenia e appunto, come dicevo, un effetto relativamente delicato della cariprazina nella schizofrenia. Clonidazepossido è un'altra diazepina, quella chiamata Librium fra i vari nomi commerciali, più famosa. Ha una peculiarità che è quella di essere indicata nell'astinenza alcolica. Ve l'avevo già accennato, forse il problema dell'astinenza alcolica. Quando uno beve tanto si rischia il delirium tremens, dopo 24 ore col picco 48-72 dalla sospensione dell'alcol. È un rimbalzo, ovviamente. L'alcol è sedativo per molti aspetti, sospendendo l'alcol c'è agitazione, insomma, il quadro del delirium tremens che conoscete, e se non lo conoscete, studiatevelo perché dovete conoscerlo. Ed è la diazepina il primario strumento, quindi diazepina o endovena, che ricorda se posso, non mi sembra che sia endovena, si usa solo per bocca, se no l'orazepam o il valium è endovena e eventualmente serreprile se ci sono marcate manifestazioni psicotiche, agitazione, allucinazione, allucinosi anche. Clonidazeposido quindi va usato in maniera generosa, non inibitevi quando avete un delirium tremens severo, soprattutto ospedaliero, si sale molto, la diazepina ci vuole, uno dei rari casi dove le diazepine hanno un senso e quindi anche il buon Librium. Quindi dosaggi, dicevamo, qui dice fino a 100 mg. Diciamo che nel caso di astinenza si va anche ben oltre, c'è la famosa regola delle Moseley, se non ricordo male, che mentre il Valium ha un massimo di 60 mg al giorno, in astinenza alcolica si può andare anche a 150-160, quindi più del doppio. Ovviamente con controlli, chiaro. Clorpromazina, è il primo antipsicotico scoperto negli anni 50. La stessa di prima, chiudo la porta magari, che così non arrivano rumori. Il primo antipsicotico scoperto, il più antico, quindi sono quasi 70 anni che gira, prima non c'erano, poi ci sono. Ovviamente ha tutti gli svantaggi di un farmaco vecchio, quindi numerosissimi effetti collaterali, tipici dei vecchi antipsicotici,
di quelli a bassa potenza, per cui si usano dosaggi molto elevati rispetto all'aloperidolo che è stato scoperto in seguito, quindi 100, 200, fino a 1000. Ricordo appunto quando ero a visitare gli ospedali psichiatrici, i vecchi manicomi, si usava dire il grammo, si dà il grammo di clorpromazina, il nome commerciale da noi è Largactil, il grammo di Largactil è un classico. Che dire, oggi come oggi la clorpromazina non ha molto spazio, non ci sono vantaggi rispetto a altri antipsicotici di prima o seconda generazione, o terza se vogliamo chiamare tale, quelli più recenti, ha moltissimi effetti collaterali, inclusa anche la pigmentazione cutanea al sole, per non dire tutti gli altri anticolinergici, antistaminici, insomma, non vedo io grande spazio della clorpromazina al giorno d'oggi, non come ipnotico, non come antipsicotico, per cui devo dire molta prudenza. Vedo a volte che viene prescritta, ma non ci saprei trovare una gran logica al momento attuale. E questa è la clorpromazina. Il citalopram, un buon SSRI, già che ci siamo parliamo della coppia, citalopram e escitalopram che è venuto dopo, sono tutti e due i più puri, quindi vanno solo sul trasportatore della serotonina. È un bene o un male? Dipende, nel senso che secondo alcuni il fatto che siano monotrasportatore dà meno effetti collaterali, vero fino a un certo punto, sicuramente i pluritrasportatori come sertralina, venlafaxina e paroxetina possono essere anche più efficaci magari in alcune situazioni. Cita ed esci hanno tutti e due il warning sul QTC, come sapete. Secondo noi, anche un lavoro che abbiamo fatto un paio di anni fa, è vero fino a un certo punto, però ci sono questi report di allungamento, alla fine si parla di 8-10 millisecondi media, per cui se voi vedete i cardiogrammi spesso oscillano anche di 20 da un giorno all'altro, già per alimentazione, idratazione e così via. Comunque un certo effetto c'è, il warning ce l'ha, per cui occhio sul discorso QTC e cardiopatie. Stati anche ridotti i dosaggi massimi, io ricordo che usavo dosaggi ben più alti in passato, adesso sono stati ridotti in scheda tecnica, per cui hanno un senso, un antidepressivo abbastanza delicato, soprattutto il citalopram, pochi effetti collaterali. Il citalopram ce n'ha un po' di più perché è anche anticolinergico, antistaminico, per cui è un po' più sedativo, ma può dare un po' di più, aumento di peso, può dare sonnolenza, per cui dipende dal caso. Appunto, se un paziente è estremamente insonne eviterei il escitalopram, gli darei il cita e viceversa. Hanno indicazione su un po' tutto: panico, disturbo ansia generalizzata, PTSD antisociale. Il cita c'ha anche il vantaggio di essere endovena, devo dire l'ho usato un po' di volte endovena, non è probabilmente la sua strada, perché se non ricordo male la somministrazione deve essere molto lenta, per cui alla fine se vogliamo fare due fiale bisogna andare praticamente tutto il giorno, ci vogliono tipo 4 ore se non ricordo male, per cui non è moltissimo pratico, però c'è anche questa strada qua. Altro sul CITA non mi viene in mente, poi vi leggete il buon stallo. Oh, la clomipramina. La clomipramina è uno dei triciclici che devo dire ci sono più affezionato, perché l'ho usata tantissimo, soprattutto tanti anni fa, quando non è che c'era altre scelte, adesso sono più scelte. È un antidepressivo triciclico come la amitriptilina che abbiamo già detto, con delle peculiarità molto interessanti ed importanti. Secondo varie meta-analisi e sicuramente secondo la mia esperienza personale è senza dubbio l'antidepressivo più efficace che ci sia. Se vogliamo fare un ranking, poi le meta-analisi sapete, ognuno mette i dati che trova, per cui i risultati non sono sempre convergenti, però l'esperienza clinica è abbastanza univoca, la clomipramina è molto molto efficace. Con questo non vuol dire diamo clomipramina a tutti, perché è sempre un triciclico.
E quindi c'è tutto il suo corteo di effetti collaterali del triciclico, quindi sempre antistaminici, anticolinergici e tutto il resto. Più c'è anche il rischio in overdose. C'ha un grande vantaggio la clomipramina che può essere data endovena, quindi uno dei pochissimi antidepressivi che abbiamo endovena, appunto clomipramina, citalopram, e forse arriverà adesso, forse, perché chi sa, per l'Italia mi sembra ancora non c'è, la vortioxetina, ma non sono neanche sicuro che arrivi. Quindi, in alcuni casi la clomipramina è l'unica strada che abbiamo. Questo, appunto, dico, c'era stato questo famoso lavoro alla fine anni 80 sugli archivi, sul General Psychiatry, dove davano le quattro fiale di clomipramina, quindi 200 mg, già il primo giorno in pazienti ospedalizzati, chiaramente controllando per cardiogramma e tutto il resto, QTC, eccetera. E sembrava che avesse un effetto rapido. Devo dire, anch'io nella pratica l'ho usato, qualche volta si vede, qualche volta no, non tutte le repliche poi l'hanno confermato. Fatto sta che clomipramina endovena è sempre stata considerata l'ultimo step prima dell'elettroshock, per cui quando si arriva, non è come prima scelta chiaramente, però nella pressione resistente, la clomipramina endovena è sicuramente una delle strade. C'ha anche il vantaggio che, essendo anche lui multitrasportatore, quindi sia serotonina che noradrenalina, è stato utilizzato e consigliato anche nell'OCD. Infatti ha l'indicazione queste qua di depressione OCD e depressione resistente. Quindi clomipramina, farmaco che si usa relativamente poco, ma in alcuni casi serve decisamente. Ci sono le formulazioni in Italia, qua non so, internazionale, però quelle compressine piccole, 25, e quelle più grandi da 75 a rilascio più prolungato, quindi si può eventualmente aggiustare con i vari dosaggi quando si sale di dosaggio. Il clonazepam, che se non sbaglio è Rivotril, forse mi sbaglio, no, Rivotril, è un farmaco che utilizzerete molto, c'è in gocce, c'è in compresse, uno fra i farmaci più apprezzati dai pazienti con abusi vari, non so perché, forse probabilmente legato al suo profilo farmacodinamico. Rivotril, grande farmaco, quindi probabilmente rispetto alle altre diazepine ha anche un effetto un po' più ampio, non saprei dire in che cosa, più ampio diciamo così, e meno forse selettivo. Adesso non sto scendere sulla farmacodinamica esatta di come va a modificare i canali rispetto agli altri, però a livello clinico Rivotril ha un effetto più sedativo, più ampio. Infatti le indicazioni sono abbastanza ampie. Quindi su alcuni aspetti epilettici, disturbo da panico, addirittura anche nella mania, nella psicosi, nell'insonnia, nella catatonia. Quindi Rivotril lo userete molto, il dosaggio massimo mi sembra che sia le famose 200 gocce, dunque vediamo un po' qua com'è, ma qui non ci sono neanche le gocce. Comunque sì, le compresse sono da 1, da 2 e così via. Comunque la maggior parte si usano gocce. Sto dicendo bene, che un'ansia fa me arrivo, non è che mi sto confondendo, no? Sì, ecco, no, nei dubbi. Ok, quindi Rivotril, una delle diazepine più utilizzate. La clonidina è un alfa-littico che si usa, in genere lo usavamo noi nell'astinenza da oppiacei, appunto, ma non la userete molto. Clorazepato, decisamente poco. Clozapina, che dire sulla clozapina? La conoscete bene. Come abbiamo citato, il più efficace antidepressivo, sicuramente su questo non c'è il minimo dubbio che la clozapina è il più efficace antipsicotico. Quindi clozapina conoscete già, vedo giusto qualche pennellata che vi può servire. Clozapina non è prima scelta per il discorso a granulocitosi, ovviamente. Però molti pazienti arrivano alla clozapina perché rispondono poco o per nulla agli antipsicotici precedenti, ovviamente stiamo parlando di schizofrenia. E quindi l'indicazione è schizofrenia resistente. Funzionare funziona,
bisogna stare attenti a un po' di cose, oltre chiaramente a fare gli esami periodici per i bianchi, bisogna stare attenti a pazienti che non abbiano compliance, perché la sospensione della clozapina porta a un peggioramento, un rebound clinico che può essere anche peggio di prima che si iniziasse la clozapina. Per cui ho visto dei casi di psicosi da sospensione di clozapina veramente, veramente intensi. Per cui abbiate prudenza a prescrivere clozapina laddove non siete certi della compliance dell'assunzione. Ovviamente non ci può essere un depot, un po' perché non c'è, un po' perché se c'è la granulocitosi poi non lo puoi più togliere, per cui non va bene. Di fatto la clozapina non ha un effetto solo sulla schizofrenia, quindi antipsicotico. Infatti c'è indicazione anche nel bipolare resistente. Io ricordo vari bipolari molto difficili da curare, quindi non rispondenti a litio, combinazione di litio e valproato e compagnia bella o atipico, che con la clozapina stavano bene. Per cui la clozapina ha un effetto molto ampio, però chiaramente va utilizzata solo quando serve. Tra l'altro non si sa neanche bene il perché a livello farmacodinamico sia così efficace, perché il profilo è relativamente simile alle altre pine, olanzapina, quitiapina. Fatto sta che la clozapina funziona molto meglio. Sa perché. L'altra cosa da dirvi è che controllate i livelli plasmatici, perché se sono troppo alti è tossica, miocarditi, compagnia bella, per cui attenzione a non salire troppo a livello plasmatico. E quindi appunto indica il livello plasmatico tipo di 3,50 lo stalino. Ok, altre cose non c'è, questa neanche la conosco. Desipramina è uno dei due, desipramina e nortriptilina sono i due antidepressivi triciclici noradrenergici. Si usano relativamente poco, ma in alcuni casi possono essere utili perché appunto sono quasi completamente noradrenergici, bloccano il trasporto della noradrenalina. Quindi sono sempre triciclici, con tutte le cose negative dei triciclici, ma hanno di positivo questa selettività che altrimenti non riusciamo ad avere se non con la reboxetina, che è molto più blanda per certi aspetti. Quando mi interessa il blocco della noradrenalina, sicuramente non nei pazienti ansiosi, dove ci vanno meglio gli altri, può andare bene nei pazienti anergici, quindi con le depressioni molto inibite, rallentate o atipiche, insomma, laddove io voglio una spinta noradrenergica e non mi interessa quella serotoninergica. Quindi capite che sono casi relativamente pochi, però qualche caso, desipramina, e lo dico insieme a nortriptilina che verrà dopo, sono gli unici che appunto hanno questo target del trasportatore a noradrenalina, per cui in alcuni casi voglio una spinta più noradrenergica, che sapete è meno ansiolitica e più energetica tendenzialmente. Desvenlafaxina è una modifica della venlafaxina, per cui ci interessa poco. Il destrometorfano è il discorso che dicevamo della DSD, dov'è? Ah, no, sono confuso, no. Ma comunque da non c'è. Il diazepam, il Valium, il Valium è diazepina più vecchia, più usata, più in tutti i reparti internistici usano solo il Valium, se andate qua in pronto soccorso c'è praticamente solo il Valium, insomma alla fine è la diazepina per eccellenza insieme all'orazepam, il Tavo. Cosa dirvi del diazepam? Vantaggi sì, si può dare endovena, si può dare intramuscolo, si può dare per osso, insomma è molto flessibile, è il più studiato, per cui anche il discorso gravidanza, c'è un sacco di vantaggi dal suo punto di vista. Non è la diazepina più pura, per cui ha un effetto anche miorilassante più marcato rispetto all'orazepam. Per cui se avete paura che la persona magari avanti con gli anni possa avere una astenia e cadere, il diazepam non è la strada giusta da seguire. Si può dare endovena, ma andate piano, perché se lo date troppo in fretta rischiate la depressione respiratoria, per cui è meglio casomai sempre in centro di fisiologica con controllo saturazione. Cos'altro dire relativamente al diazepam?
l'indicazione ce n'è tante, come vedete, oltre all'ansia, parecchie altre cose, anche perché essendo così antico ha ricevuto un sacco di indicazioni all'epoca. Ah, i dosaggi, diciamo che il dosaggio standard è 5 mg, che sono mezza fiala, se si vuole appunto una cosa delicata, il massimo è 60 mg al giorno. E questo è il diazepam, il fenidramina, antistaminico, caso interesse. Disulfiram, parlavamo dell'acamprosato all'inizio, che dovrebbe in qualche modo stabilizzare il glutammato. Il disulfiram invece dovrebbe causare avversione nel paziente alcolista che beve. Ma la situazione è semplice: se l'alcolista vuol bere, non prende il disulfiram e si beve l'alcol, per cui così abbiamo risolto. Però va utilizzato sempre all'interno di un rapporto terapeutico che in qualche modo favorisca, cioè è un aiuto. Non è che col disulfiram uno non beve più, semplicemente è un aiuto perché se uno cede un attimo e beve, sente l'effetto negativo legato al metabolismo e quindi. Perché l'acetaldeide non viene metabolizzata, insomma, sapete quelle cose là. Boh, dipende se la persona vuole essere astinente oppure no. Donepezil sull'Alzheimer, inibitore delle colinesterasi, quindi aumenta l'acetilcolina. Boh, sappiamo che l'Alzheimer purtroppo non ha terapie. Qui noi aumentando l'acetilcolina, nel migliore dei casi, tutte le review e metanalisi dicono che rallenta un po' il declino cognitivo al massimo di 6 mesi. Miracoli non si sono mai visti, questo è il donepezil, né più che meno, insomma. Dotiepina mi sembra che non ce n'è anche più, doxepina neanche. Duloxetina, grande farmaco SNRI, quindi serotonina, noradrenalina. Duloxetina conoscete? Io non so mai a che livello devo parlare con voi. Sapete qualcosa? Zero? Qualcosa in più? Non so. Avete studiato un po' queste cose? Sì? No? Qualcuno sì, qualcuno no? No, ditemi se volete informazioni più dettagliate o di base, perché c'è un po' di eterogeneità, mi sa, in voi. Comunque, io vi do sia qualcuna di base che qualcuna avanzata, così accontentiamo tutti. Di base è un SNRI, per cui serotonina noradrenalina, come la venlafaxina, non è che ce ne sono tanti. Il vantaggio è appunto che va su tutti e due. L'indicazione specifica che si è guadagnata nel tempo è quel discorso del dolore, quindi c'è indicazione sulla fibromialgia, il dolore muscoloscheletrico. Non si sa bene perché, ci sono stati degli studi all'inizio, a livello farmacodinamico non è chiaro quale sia il vantaggio rispetto a una venlafaxina, per esempio, però c'è questa indicazione. Secondo tutte le meta-analisi non è potentissimo come antidepressivo, però sicuramente buono e funziona con questa indicazione specifica. Dosaggi si sta sui 60, mi sembra 120 al massimo. Devo dire qualche volta sicuramente sì, anzi 60-120, esatto. Ha il suo ruolo nel trattamento antidepressivo quando voglio andare in un SNRI, quindi non un SSRI puro. E questa è la duloxetina. Escitalopram l'abbiamo già detto, estantona, mandelsetina, doppiclone. Questo. Flumazenil, questo è importante, Anexate. Sapete Anexate cos'è? Sì, spero, sì. Chiaramente si usa, credo l'uso solo ospedaliero, mi sembra di ricordare, penso proprio di sì, spiazza le diazepine dei recettori, per cui quando, questo lo usiamo spesso in pronto soccorso, nei reparti, quando serve. Quando abbiamo un'eccessiva sedazione indotta da diazepine con l'Anexate Flumazenil, noi andiamo a spiazzare la diazepina e quindi a revertire l'eventuale sedazione eccessiva che c'è, o anche negli abusi, nei tentativi di suicidi delle diazepine, è la strada da seguire. Va somministrato con grande attenzione e cautela perché chiaramente spiazzando tutto può causare agitazione, può causare crisi epilettiche, per cui bisogna stare
usarlo con una certa prudenza. Il flunitrazepam, che credo in Italia non ci sia più, è un'altra vecchia diazepina che io usavo tantissimi anni fa, e il Rohypnol, ha lo stesso nome anche internazionale, solo che c'è l'H in più. Ve lo cito perché era la diazepina più potente che esisteva, evidentemente esiste ancora, potentissima, nel senso che con questa si dorme istantaneamente, anche troppo, per cui facilmente può portare a stati di sedazione, coma, insomma, eccessiva sedazione. Non so perché l'hanno tolto in Italia, non ricordo se per tossicità o proprio per questo rischio di abuso. Infatti ricordo degli abusatori tantissimi anni fa, quando ero ancora a Roma, che mi dicevano: ah sì, appena mi sveglio mi prendo 5-6 anfetamine per svegliarmi, e la sera prendo 3-4 Rohypnol per dormire. Ecco, questi erano gli abusatori di quando lavoravo a Roma una trentina d'anni fa. Quindi il flunitrazepam è estremamente potente, quindi da usare con molta molta cautela. Ribadisco, in Italia mi sembra non ci sia più, se andate a lavorare da qualche parte lo troverete, il famoso Rohypnol. Fluoxetina, il primo SSRI che è stato scoperto, tuttora viene utilizzato. In che cosa differisce e in che cosa è tipico rispetto ad altri SSRI? Beh, innanzitutto c'è un'emivita lunghissima, la più lunga. Questo vi garantisce da assenza di effetti da sospensione, che invece abbiamo con la Venla o con la Paro. La specificità è anche che è tendenzialmente abbastanza dopaminergico, forse anche più della sertralina, per cui è un antidepressivo abbastanza stimolante. In genere si usa nei profili borderline, di personalità, credo anche in alcune forme di disturbi alimentari, ma chiedete all'ATI che è più esperta di me su questo. Diciamo che ha ancora un certo ruolo la fluoxetina, come indicazione qua da appunto depressione, disturbo ossessivo, disturbo premestruale, bulimia, infatti mi sembrava di ricordare, panico, depressione bipolare con l'olanzapina, depressione resistente, ansia sociale, PTSD. E la buona e vecchia fluoxetina, chiaramente ha tutti gli effetti collaterali degli SSRI, quindi disfunzione sessuale. Aumento di peso c'è, l'abbiamo visto proprio noi, l'abbiamo riportato per la prima volta nel 2010, perché l'effetto dell'aumento di peso non è immediato. Questo era uno dei punti che mi è piaciuto tantissimo di quell'articolo che abbiamo pubblicato con la laurea nel 2010, perché abbiamo visto che mentre fino a quel momento si credeva che la fluoxetina facesse ridurre di peso, infatti veniva prescritta anche per questo motivo qua, noi siamo stati i primi invece a dire che dopo un anno e mezzo, anche la fluoxetina fa aumentare il peso, per cui non illudiamoci che sia così. L'unico, se non vogliamo aumentare il peso, è il bupropione. Però poi dopo c'è un'altra questione. Fluoxetina, altro da dire? Ma queste sono più o meno le caratteristiche, però le ho studiate in dettaglio. Lupentixol, molto. Flufenazina è quella che mi sembra che hanno tolto, per cui non c'è neanche questo. Flurazepam. Il flurazepam, se non ricordo male, è il Felison o altre due o tre nomi commerciali che c'è in Italia. È uno degli ipnotici più utilizzati, insieme, ve lo dico, insieme al Minias, che invece è. Ci ho messo i nomi, mi ricordo tutti. Insomma, Felison e Minias sono quelli che vedrete utilizzati più spesso. Felison compresse, Minias in genere gocce. Già che ci siamo, vi anticipo, fate attenzione al Minias perché è uno degli ipnotici più inducenti che tendenzialmente dà abbastanza. Tutti danno tolleranza e dipendenza, però non si sa perché Minias è stato riportato forse un po' di più rispetto agli altri. Mentre il Felison forse un po' meno. Felison o Flunox anche sono i due che sono in Italia, anche il generico sicuramente. Quindi il flurazepam è molto, molto forte, forse anche un po' più del Minias come effetto, soprattutto 60 mg di flurazepam sono un effetto producente marcato.
Vale sempre il discorso delle diazepine. L'insonnia non si cura con gli ipnotici, perché l'insonnia si cura con gli antidepressivi, con eventualmente anche gli antistaminici, non con gli ipnotici, perché sennò è dipendenza, per cui non risolve nulla. Se c'è l'insonnia è perché c'è un problema primario, depressione, ansia, qualcos'altro. Curare l'insonnia con l'ipnotico vuol dire farla venire identica un mese dopo, in più c'è l'ipnotico che non riesce a togliere. Per cui uso temporaneo associato a un altro programma di trattamento non è la soluzione. Per cui se ogni tanto va usato, però non è la soluzione. Quindi 15-30, massimo 60. Fluvoxamina. Fluvoxamina, vedrete in letteratura, è uno dei farmaci su cui ho pubblicato di più quando stavo a Milano, perché su a San Raffaele si usava tantissimo. È un antidepressivo che si caratterizza per alcune cose rispetto agli altri. Diciamo, i detrattori dicevano che dà molti effetti gastrointestinali. Effettivamente li dà. Forse un po' più rispetto agli altri, ma poi ognuno dei suoi, la sertralina dà più diarrea, fluvoxamina dà più nausea. Qualche paziente anche fino a vomitare la mattina. Questo è negativo. Di positivo la fluvoxamina ha molte altre cose. Di positivo ha il fatto che, in base anche agli studi che avevamo fatto noi, è quello più efficace nella depressione psicotica, anche in monoterapia. È efficace nel disturbo ossessivo-compulsivo, non dà per nulla particolarmente aumento di peso e non tanta insonnia, al massimo può dare un po' di sonnolenza perché va su dei meccanismi, credo, melatoninergici, in parte. Va sui famosi recettori sigma, quindi probabilmente questo è il meccanismo per cui ha un effetto sulla depressione psicotica. Decisamente efficace come antidepressivo, e chiaramente ha il suo profilo di effetti collaterali, per cui non è completamente neutro. Quindi indicazione OCD, e primariamente nasce come OCD, infatti vedete che anche lo Stahl mette più OCD che depressione, ma perché questo è stato lanciato negli anni 80-90 come antiossessivo dall'azienda, ma in realtà ha anche un effetto antidepressivo. Questo abbiamo studiato noi a San Raffaele molto, e ce l'ha, per cui è più una cosa storica che sia primariamente antiossessivo, di fatto è anche antidepressivo. Dosaggio si parte da 50, si arriva fino a 300 di solito. E questa è la fluvoxamina, gabapentina, Neurontin. Si usa molto per il discorso dolori, dove qua sì, neuralgia posterpetica, neuropathic pain, ma gabapentina ha un vago effetto sedativo, quindi anche nell'ansia si usa, un po' analgesico, abbastanza delicato come effetto, se salite molto di dose potete avere un po' di capogiri, ma sì, è un farmaco che si usa, abbastanza, ribadisco, molto delicato. Qualche volta si usa, sì. Galantamina, questa. Ah, sì, Alzheimer, vabbè. Aloperidolo. Oh, abbiamo citato un sacco di volte, eccolo qua. Aloperidolo è chiaramente, cosa dire, blocco del D2 totale. Quando voglio un effetto antipsicotico marcato ci vuole l'aloperidolo. Si può dare per bocca, gocce. Ah, alle gocce state attenti che ci sono quelle più o meno concentrate, non fate pasticci perché se invertite sono 5 volte il dosaggio uno dell'altro. Compresse, intramuscolo, una volta si dava anche endovena, poi è venuta fuori la storia del QTC, che ribadisco, ormai l'ho detto un sacco di volte, l'effetto è molto modesto sul QTC, soprattutto dosaggi sotto i 20. Però c'è sta cosa per cui non si può dare endovena. Ho sentito, mi sembra che qualcuno lo usa lo stesso endovena, ma non si può. All'estero si usa invece anche endovena. Quindi intramuscolo, peros, molto efficace come antipsicotico nei casi acuti, agitazione, però tantissimi effetti collaterali, soprattutto quelli neurologici, essendo un bloccante totale della dopamina. Quindi abbiamo tutti gli EPS che vi ho detto la volta scorsa, le distonie, il parkinsonismo, la rigidità, insomma, poi l'iperpolattina compare, tutte le solite cose. Quindi tendenzialmente l'aloperidolo va usato in emergenza, in acuzie, per brevi periodi e basta. Quindi, come vi farò nella lezione dell'agitazione e dell'aggressività, linee guida dicono
pronto soccorso, situazione drammatica, agitazione da abusi o da psicosi, insomma, il famoso paziente che distrugge il pronto soccorso, allopiridolo e lorazepam, benissimo. Però tendenzialmente molto meno nel cronico e nel mantenimento. C'è anche il depot, però non è molto quella la strada. Le indicazioni per l'aloperidolo sono tante, perché essendo vecchio in scheda tecnica c'è tante cose, quindi psicosi, agitazione, mania bipolare ovviamente, nel delirium, ma anche nel delirium nell'anziano post-operatorio, anche a meno che sia controindicato, l'aloperidolo è consigliato prima scelta. Dosaggi 5, 10, 20 mg è il massimo in scheda tecnica, anche se la questione è un po' dibattuta, perché alcune schede tecniche sono ancora 60 mg come massimo, qualche paziente anche secondo lo Stahl necessita di dosaggi un po' più alti dei 20 mg. In passato, negli anni 80, si usavano anche i 100 mg, che non ha molto senso, perché una volta che blocco tutto i D2, cosa vado a bloccare più? Però probabilmente va anche su altri recettori con dosaggi lì, però non sono più consigliati con dosaggi così alti. E questo direi che è l'aloperidolo, poi il resto ve lo studiate. Ah, grande Atarax, l'Atarax idroxizina, altro presidio che vi servirà molto quando sarete voi sul campo, è un antistaminico. Ci sono le compressine da 10, se non ricordo male, sì, da 10, da 25, 50, esatto. Ci è d'aiuto quando vogliamo un effetto ipnoinducente senza volere l'effetto benzodiazepinico, o perché, per esempio, mi viene in mente l'anziano, dove io l'anziano con la diazepina, soprattutto se c'è un deterioramento cognitivo, c'è l'effetto paradosso. Se voi provate a dare una diazepina a un anziano agitato, si agita di più perché va a inibire il controllo corticale, per cui si agita di più in un cervello ormai deteriorato. Per cui è molto meglio muoversi con l'Atarax antistaminico, 10-25 mg, vantaggio che non ti dà la tolleranza e la dipendenza delle diazepine. Chiaramente è sempre antistaminico, per cui chiaramente c'è qualche effetto cognitivo, magari anche il giorno dopo, questo è inevitabile, però va tenuto presente. Quindi indicazione qua c'è per ansia, prurito, ovviamente antistaminico, e vari altri tipi di agitazione, e anche nausea e vomito ovviamente. Quindi Atrax non è che si usa sempre, però in alcune specifiche situazioni non c'è altra scelta. Tenetelo abbastanza presente. L'iloperidone sono dei nuovi doni. Anche questo l'abbiamo analizzato in dettaglio in uno dei nostri paper recenti, potete guardare in letteratura, un po' più delicato rispetto ai vecchi doni, risperidone e così via. Ha un suo senso, come sempre quando vogliamo avere un effetto relativamente delicato e non troppo marcato, anche se rispetto ad altri doni ha un po' più l'aumento di peso e la sedazione. E l'emipramina. L'emipramina invece è il più vecchio antidepressivo, è stato scoperto insieme alla clorpromazina, il tofranil. E vale lo stesso discorso della clorpromazina, è così vecchio che ha poco spazio oggi nella prescrizione, perché ha molti effetti collaterali e pochi vantaggi. Che dirvi, io l'ho usato molto, soprattutto ovviamente all'epoca quando stavano iniziando gli SSRI o non c'erano ancora gli SSRI, bisognava usare questi, efficace sì, ricordo molti casi che col tofranil si sono risolti bene, e purtroppo ci abbiamo tutti gli effetti negativi. Come profilo è meno serotoninergico della nafranil ed è
meno puramente noradrenergico rispetto alla disipramina e enotriptilina. È un po' un misto, quindi blocca sia il trasportatore della serotonina che la noradrenalina, non come la clomipramina che blocca di più quella della serotonina, non come desipramina che blocca solo la noradrenalina, questo sta a metà, li blocca un po' tutti e due, per cui un po' un cerchiobottismo da questo punto di vista. Quando dovete usarlo? Boh, francamente non mi viene in mente grandi casi oggi, potrei dirvi una depressione resistente dove l'anafranil è troppo sedativo e il tofranil potrebbe essere la giusta via di mezzo se non volete andare verso una desipramina. Diciamo che se lo usate 2 volte in un anno è tanto, ecco. Però sappiate che esiste, compresse da 25, mi sembra che si può arrivare fino a 250-300, io l'ho usato spesso anche a dosaggi elevati perché chiaramente i casi resistenti bisogna dosaggiare. E questo è il buon vecchio tofranil. Questo cos'è? No, non mi sembra che ce l'abbiamo noi. Ah, chetamina. Allora, chetamina, qua ci dovrebbe tutta la lezione solo sulla chetamina. La chetamina, sapete, arriverà, qui però bisogna che parlo poco, se no ci fermiamo troppo sulla chetamina. Dunque, arriverà chetamina, depressione resistente, concetta chetamina, sì o no? Sì. Quindi c'è l'utilizzo ovviamente antico del 118 come sedativo, non ci interessa l'effetto antidepressivo invece, quindi somministrazione endovenosa, effetto antidepressivo rapidissimo, questione di ore. Problema poi come mantenerlo, è stata fatta la formulazione ora nasale esketamina, verrà fatta anche la formulazione orale, sicuramente una strada estremamente interessante, però non tutti i pazienti rispondono, c'è un seminario online molto bello, questa volta non è il mio, ma è della mia prima collaboratrice che si chiama Cristina Cusin. Potete cercarlo sul web, c'è un bellissimo video di lei. Adesso sta a Harvard, è diventata anche lei professoressa Harvard, con Maurizio Fava, e lei c'ha proprio una ketamine clinic, per cui c'è un'esperienza estesissima sulla ketamina. Per cui se vi interessa, ho visto qualche tempo fa questo suo seminario online, molto ben fatto, che spiega proprio la pratica e i problemi, che non tutti i pazienti rispondono, qualcuno beneficia molto, qualcuno per niente, quali possono essere quelli che beneficiano di più, i problemi pratici nella somministrazione della chetamina, insomma, un po' di informazioni. Prima o poi anche voi dovrete somministrarla sicuramente. Risolve tutto come si pensava 10 anni fa quando Zarate l'ha scoperta? No, non risolve tutto, però risolve molto. Penso per esempio a situazioni acutissime in pronto soccorso, di ideazione suicidaria, si può fare la chetamina e dopo 2 ore va a casa la persona sta decisamente meglio, a meno che non voglia ricoverare ovviamente. Per cui avrà un suo posto, però non è che risolve tutto, perché non tutti rispondono, un 20% ha gli effetti dissociativi che possono essere problematici in alcuni casi, per cui ritorno a casa in auto, eccetera, eccetera. Vi familiarizzerete con la chetamina quando sarà il momento. Ah, l'amotrigina, l'amictal. L'amictal, farmaco molto interessante come mantenimento del bipolare, ha anche un effetto lievemente antidepressivo. Quello che io consiglio sempre, l'Amictal non è un antidepressivo come la venlafaxina, che è potente, ma ti stabilizza a un umore un po' più alto. Quindi quando lo uso quando magari con l'ithium bipolare mi si stabilizza un po' più in basso, un po' dell'Amictal aiuta a elevare il timismo verso la normalità. Però state attenti perché c'è sempre il famoso rischio di rash cutaneo, di interazioni, insomma non è un farmaco molto maneggevole, bisogna usarlo con molta cautela, leggetevi bene il foglietto prima di usarlo.
Infatti vedete che qua fa vedere lo stall proprio la titration 25 per 2 giorni, 50 per altri 2 giorni, insomma bisogna salire molto, molto gradualmente. Occhio soprattutto alla combinazione Coval-Proato perché le reazioni cutanee possono essere molto importanti. Il Keppra nasce come antiepilettico, di fatto può avere un vago ruolo anche nei nostri disturbi, ma io francamente non l'ho mai usato se non. Ci sono alcuni paper che sono usciti soprattutto dagli austriaci su Keppra, aspettate di avere più evidenze. Questi sono sempre un altro gruppo. E litio, che dire del litio? Litio lo userete sicuramente, è lo stabilizzatore più efficace che ci sia, non che tutti i bipolari rispondano, ma è quello che è più efficace rispetto al valproato e a tutti gli altri, la Mictal che mi ha appena detto. Bisogna stare attenti a mille cose con litio, che non si concentri troppo, perché sennò c'è insufficienza renale, rischio di disfunzione tiroidea, ve l'ho fatto vedere quel grafico che dopo 15 anni un po' tutti hanno disfunzione tiroidea. Non è una passeggiata il litio, però è l'unico che stabilizza e bene. Per cui usatelo facendo tutti i controlli prima, durante e dopo somministrazione di litio. Occhio perché il litio è molto tossico, quindi in caso di assunzioni massicce può essere letale. Tutti i famosi consigli, stare attento a non disidratarsi, tutte queste cose qua. Però è il più efficace soprattutto nelle forme tipiche di disturbo bipolare, mentre quelle atipiche o rapidi ciclatori non è il litio la strada. E il litio c'è anche il fatto che non si sa bene perché, però ha un effetto di protezione anche sul suicidio, per cui questa è un'altra indicazione importante del litio. Beh, vi ho detto giusto 2 pennellate, ci sono molte altre cose da sapere sul litio, ma giusto così per dirvi qualcosa. Lorazepam è il buono e vecchio Tavor, probabilmente diazepina più utilizzata, forse anche più del Valium. Qual è la sua caratteristica? Beh, innanzitutto che è soggettivamente gradevole, come vi dicevo, mentre molti gli abusatori preferiscono il Rivotril, i non abusatori in genere col Tavor si trovano bene. Perché? Non lo so, questa è quell'area oscura che vi dicevo prima, non so in cosa differiscono a livello farmacodinamico queste diazepine, però il vissuto soggettivo è diverso, ci sono pazienti che preferiscono una, preferiscono un'altra, in genere il lorazepam è fra i più preferiti. Quindi il buon vecchio Tavor, c'è in gocce, in compresse, 1, 2, 3 mg, credo massimo sia 12 se non ricordo male. Si può dare, ecco, questo anche endovena con le fiale da 4, molto comodo, quindi il massimo è 3 fiale al giorno da 4. E sicuramente, per quello che mi riguarda personalmente, è la diazepina che uso di più, perché sta breve mia vita, non ha un effetto muscolare come il Valium, per cui certo il rischio caduta c'è sempre, però meno col Tavor rispetto al Valium. E poi non c'è l'effetto accumulo rispetto all'EN che ha una mievita più lunga o al Valium che ce n'è ancora più lunga. Quello della mievita è una cosa molto buona. E poi cosa dirvi d'altro? Ah, beh, che dopo tutto questo che vi ho detto, ricordatevi, come dico sempre a tutti gli anni, a tutti gli studenti da 30 anni, ma parole cadono nel vuoto, non usate le diazepine. Le diazepine non curano nulla. Causano tolleranza e dipendenza, vanno usate per brevi periodi solo quando è necessario, perché altrimenti poi mi arrivano pazienti pieni di diazepine e continuano a star male, che poi toglierle è molto difficile. La diazepina non cura nulla, ha solo un effetto di tamponare chiaramente quadri di agitazione o di ansia, per cui uso temporaneo e limitato, finché l'antidepressivo o un altro presidio ha effetto. Nonostante questo, c'è persone che prendono il suo milligrammo di Tavor da 20 anni e da una vita. Non dovrebbe essere così, perché non ha nessun senso, perché prendere un milligrammo di Tavor dopo 20 anni è come non prendere niente.
Però se non lo prendi, poi non riesci a dormire. Per cui è un non senso da un punto di vista clinico. La conosco, questa mi sa che non c'è. La Tuda. Allora, la Tuda è uno dei nuovi doni, anche questo credo l'abbiamo discusso in uno dei nostri paper recenti, è probabilmente schizofrenia, è quello più indicato nella depressione bipolare. Quindi la Tuda, dosaggi che è meglio stare sull'alto piuttosto che sul basso, perché se no l'efficacia è tendenzialmente minore. Non ha tantissimi effetti collaterali, forse un po' neurologici, ma sicuramente non quelli metabolici. È un bondone con un effetto antidepressivo, per cui ci interessa molto sul bipolare, depressione resistente, ci può interessare, o nelle schizofrenie, dove ho molti sintomi negativi. Certamente non nei sintomi positivi stellari o paziente super agitato. Questo è un trattamento in cronico, per cui non in acuto. Cioè non in acuto nel senso non in pronto soccorso quando il paziente sta distruggendo il pronto soccorso, non è questa la strada. Questa è la strada per un trattamento schizofrenia, depressione resistente, depressione bipolare nel cronico. Occhio quindi alla somministrazione, quel discorso dei pasti, ecco, abbiamo perso qua, tornato, se no, così. Aumento di peso non marcatissimo, infatti probabilmente basso nel lungo termine. Dosaggi fino a 160, sì, diciamo che in genere si sta sempre sopra i 100, no? Casi particolari, ma protilina lo userete una volta nella vita, forse non so neanche di più. Nemantina è sempre quella dell'Alzheimer, questa neanche la conosco. Metilfenidato, quindi questi sono i due, atomoxetina e metilfenidato che c'è per la ADHD nei bambini. Io quasi inutile che ve li dica, perché tanto credo che noi non possiamo neanche prescriverli, quindi neanche voi. Solo i neuropsichiatri infantili, ovviamente hanno efficacia sulla DSD, nell'adulto non è che c'è molto margine, forse nelle forme di ADSD nell'adulto, ma sono tutte cose che devono andare con dei canali specifici perché il dipartimento non approva, cioè deve essere approvato dal dipartimento, non potete mandare voi pazienti in farmacia e basta, per cui sono canali un po' particolari. Mianserina, vecchio antidepressivo. Il midazolam, questo sì che è invece interessante per voi. Conoscete il midazolam? Sì, no, forse. Midazolam lo userete molto invece. Che caratteristica ha il midazolam? Rapidissima efficacia e brevissima emivita. Quindi in pronti soccorsi, casi di agitazione marcata, il midazolam è la strada, si dà intranasale, si dà endovena. L'effetto è praticamente immediato, questione di pochi secondi, massimo un minuto, e ottengo quindi una profonda sedazione. Quindi risolve molte situazioni difficili, appunto nel pronto soccorso si usa molto spesso. Occhio però perché è una benzodiazepina molto potente. Per cui rapida e potente, per cui ci possono essere casi di desaturazione. Quindi sempre controllo della saturazione e sempre pronti col flumazenil in caso di necessità. Altro problema del midazolam è la sua super breve emivita, per cui io ottengo subito una sedazione rapidissima, ma che dura poco e niente. Per darvi un'idea, un quarto d'ora, mezz'ora, poi il paziente si risveglia. E allora o faccio un discorso a ponte, per esempio quello che faccio io di solito è midazolam nell'immediato e nel frattempo aloperidolo e lorazepam intramuscolo, così che quando finisce l'effetto del midazolam parte l'effetto dell'intramuscolo dopo 20-30 minuti. Qui stiamo parlando di severissime agitazioni a livello di pronto soccorso o da abuso di sostanze o da psicosi, da qualunque altra strada. Non ci sono tantissimi altri usi del midazolam, ovviamente.
Dosaggi, boh, da 2, 3, 5, 10, massimo 20, fate 20 mg da 20 cc, che milligrammo un cc se non ricordo male. Melnacipran l'hanno tolto perché è patotossico in Italia. La mirtazapina, quante discussioni abbiamo fatto sulla mirtazapina con Andrea di Verona, quello lì della meta-analisi sull'Ancet, perché lui, lo vedrete, la famosa meta-analisi del 2009, poi anche quella più recente sull'Ancet, degli antipsicotici, la mirtazapina, degli antidepressivi, la mirtazapina risulta l'antidepressivo più efficace che ci sia, se andiamo a guardare l'effect size. Io devo dire, ci ho spesso discusso simpaticamente, chiaramente, nei congressi su questo risultato, perché la mirtazapina è sì un antidepressivo efficace, e non è un SSRI chiamato NASA, perché Noradrenaline and Specific Serotonergic Agent, perché ha un effetto non solo del blocco del trasportatore, ma un effetto anche modulatore post-recettoriale. Di fatto la mirtazapina è molto sedativa, ma molto. Io racconto sempre quel caso di quando l'ho prescritto a una signora anziana a Milano e mi ha telefonato il marito dopo 2 giorni dicendo: ma cosa ha dato mia moglie? Sono 2 giorni che dorme. Per cui mirtazapina è molto sedativa. Allora io dico appunto a Andrea Cipriani, dico: senti Andrea, tu invece che pubblicare la meta-analisi sull'Ancet dicendo che la mirtazapina è la più efficace, aggiungici in discussione che la mirtazapina è sì efficace, ma perché ha questo forte effetto sedativo, per cui chiaramente ti fa crollare subito le scale, le Hamilton, le MADRS, perché c'è subito un effetto sul sonno, sull'ansia, un po' come l'amitriptilina e la Roxil. E poi c'è anche l'effetto antidepressivo, però c'è questo vantaggio qua, oltre che c'erano probabilmente anche delle selezioni sugli studi inclusi nella meta-analisi, comunque queste sono cose del passato. Voi tenete presente che la mirtazapina ha un posto importante nelle terapie che prescriverete perché è l'unico antidepressivo di quelli moderni ad avere questo forte effetto sedativo, ipnoinducente e di aumento dell'appetito. Quindi non lo prescriverete sicuramente nelle depressioni atipiche, dove magari andate più su bupropioni o noradrenergici. Ma lo prescriverete in depressioni agitate, con insonnia, in appetenza, e l'effetto è praticamente immediato. E poi c'è l'effetto anche antidepressivo. Quindi mirtazapina, grande, grande, grande utilità in molte situazioni. 15-30 mg di solito bastano. L'omoclobemide, l'Avorix, mi sembra che l'abbiamo tolto anche questo, era un inibitore delle monoaminossidasi reversibile rispetto agli irreversibili, ma l'hanno tolto purtroppo. Ah, il modafinil, chiamato anche Provigil, farmaco che usano soprattutto i neurologi nella narcolessia perché con un meccanismo d'azione non ben noto tiene svegli. Tiene svegli e basta. Non si sa perché, tiene sveglio, ma non è che attiva, non è che è uno stimolante come anfetamina, tiene sveglio e basta. E per cui io qualche volta l'ho utilizzato in pazienti che magari lamentavano sonnolenza dall'SSRI e per cui ho aggiunto sopra un SSRI, che ne so, un paziente che appunto, diciamo prima, sta bene con la paroxetina, per qualche motivo non lo puoi cambiare, dice sì, però c'è sempre un po' di sonnolenza, mettiamo un po' di modafinil, ecco. Però non è la strada giusta, ecco. Andrebbe cambiato antidepressivo, a meno che sia proprio impossibile per vari motivi. E quindi la depressione resistente può avere un senso, qui mette anche una depressione bipolare, in ogni caso quando c'è stanchezza o sonnolenza. Il modafinil, di solito usavo un 100 mg, raramente di più, infatti com'è? 200 al massimo mi sembra. Ah no, 200 punti di partenza, si può arrivare fino a 800, no, mai usato così tanto. Morindone, credo che non ce l'abbiamo. Nalmefene. Nalmefene, avevamo fatto uno studio qua, proprio qua, tantissimi anni fa. È un farmaco
che è un naltrexone più, credo, più lungo in vita, più delicato, insomma, è un naltrexone modificato che è utile nell'alcolismo, quindi, dove quindi io non voglio l'effetto di benessere dell'alcol, è un po' come il disulfiram che dicevamo prima, l'alcolista beve ma non sente particolare piacere, per cui riduce un po' la spinta all'alcol. Funziona? Sì che funziona, però se il paziente lo prende, se il paziente collabora, perché altrimenti si perde l'effetto. Il nalmefene e l'altrexone che sono i suoi amici. Pazodone penso che non ci sia più. La nootriptilina abbiamo discusso insieme a desipramina, sono i due triciclici noradrenergici. Olanzapina, c'è poco da dire, è una pina, è fra i più utilizzati come antipsicotici, sicuramente notevole effetto antipsicotico, schizofrenia indicazione primaria. Però è una pina, per cui è più delicata, per cui va bene anche laddove c'è umore, infatti c'è indicazione anche nel mantenimento del bipolare, c'è il mantenimento anche nella mania acuta, c'è il mantenimento della depressione bipolare con la fluoxetina, e la depressione resistente anche. E nei border appunto c'è un po' questa indicazione, olanzapina e fluoxetina sono un po' i presidi che storicamente sono più specifici, infatti anche qua lo mette nelle indicazioni. Funziona, c'è anche intramuscolo, che si può usare se non sbaglio per massimo 3 giorni, è molto utile in alcune situazioni di delirium laddove l'aloperidolo è controindicato per qualche motivo. C'è anche un long acting, però lo sapete il long acting, i problemi, non so a che livello siete voi di conoscenza. Si deve aspettare per rischio ipotensione, per cui nella pratica, che io sappia, si usa veramente poco. Altre notizie interessanti sull'olanzapina, beh, chiaramente un sacco di aumento di peso, discorsi metabolici, però è una fra le più usate senza dubbio. L'oxazepam, se non ricordo, in Italia è il Serpax, che se non risbaglio l'avevano prima tolto poi rimesso, che è una diazepina di grandissimo interesse perché è l'unica che non è metabolizzata a livello epatico, se non ricordo male, adesso non vorrei dire sciocchezze. Però ricordo che il Serpax è l'unico che è renale invece che epatico, per cui chiaramente in alcuni pazienti epatici potrebbe essere la strada giusta. Boh, mi sembra così. Oh, l'oxcarbazepina è uno stabilizzatore che viene utilizzato abbastanza, sempre un antiepilettico. Avrete vari pazienti che sono in oxcarbazepina, in teoria è una come una carbamazepina modificata, la farmacodinamica è un po' diversa. Io non ho mai visto un eccessivissimo effetto stabilizzante. Sì, qualche paziente la usa, si trova anche bene, ma uno dei tanti che abbiamo. Poi il pali, invece il pali vale la pena di spendere 2 parole in più. Conoscete il paliperidone, è un done. Rispetto al risperidone ha una farmacodinamica un po' più pura perché il suo metabolita, per cui è più semplice a livello plasmatico. Tendenzialmente è un done con retro effetto serotoninergico, per cui c'è tutti i vantaggi del risperidone. Invega è il nome, si usa fino a 12, si usa per os, ma soprattutto c'è il grandissimo vantaggio che abbiamo il depot, che c'è sia il mensile che il trimestrale. Penso che al momento sia l'unico trimestrale che abbiamo. Chiaramente il trimestrale suona bene perché è comodo, una volta ogni 3 mesi. Bisogna stare un po' attenti alla routine, perché se una volta al mese è anche più facile ricordarsi, perché fa una visita una volta al mese e fa il depot,
volta ogni tre, magari poi ti dimentichi, lo scrivi bene in cartella, però sicuramente è una cosa molto interessante. Credo che sia a questo punto il long acting più utilizzato, che io sappia, da quello che vedo in giro, mi sembra proprio di sì. Perché? Perché è un done, funziona bene sulla schizofrenia. Non è troppo depressogeno come l'aloperidolo, per cui relativamente delicato, ma non troppo come altri delicatini che vi ho citato prima. È un ottimo antipsicotico, senza dubbio, per cui molti sono in depot mensile. Io vedo più o meno, non dico una metà, ma insomma una grande fetta sono in paliperidone. Chiaramente c'è tutti i problemi che possono avere tutti i doni, questo lo sappiamo già. Quindi indicazione schizofrenia, bipolare, vedo anche nei bambini c'è un'indicazione. La paroxetina, ve l'ho citata un po' di volte, è uno degli antidepressivi a cui sono più legato, l'ho prescritta tantissimo. In passato ho anche pubblicato molto sulla paroxetina, paroxetina gocce, ci sono dei paper che spiegano l'importanza di salire lentamente per evitare l'effetto paradosso, se volete leggete tutta la letteratura. No, non è amatissima, devo dire che qui è come dire c'è un po' un conflitto di interessi, nel senso che è un farmaco che io ho usato tantissimo, che apprezzo molto, ma vedo che in letteratura e in genere non è fra gli SSRI più usati, più prescritti, per una serie di ragioni anche ragionevoli, effettivamente. Per cui sono in una posizione in questo momento non perfetta, perché ha sicuramente degli effetti da tenere presente, l'effetto di sospensione per via della mia vita breve. L'effetto di distacco emotivo che forse è un po' più forte rispetto agli altri, a volte ci può servire, a volte meno. L'effetto di aumento di peso, che anche sulle nostre metanalisi viene chiaramente, a volte ci può servire, ma a volte meno. E disfunzione sessuale, anche quella abbastanza marcata, anche quella da tenere presente. Poi ci sono altri tipi di interazioni che erano state riportate, terapia oncologica, insomma, c'ha un po' di questioni la paroxetina. Poi non so perché a livello internazionale è stata molto attaccata dai no farmaco, tanto preso di mira la paroxetina. Fatto sta che devo dire che a livello clinico l'ho usata moltissimo e di fatto ha un fortissimo effetto antidepressivo e antiansia, infatti è quello che ha più indicazioni nell'ansia panico generalizzata, eccetera, anche OCD. Perché oltre ad essere SSRI c'è anche questo profilo anticolinergico, antistaminico, molto più delicato rispetto alla mirtazapina, però presente molto più rispetto all'escitalopram. Quindi se c'è un panico, cioè panico uguale paroxetina nella mente di molti, perché è proprio la sua dimensione. Dosaggi, si parte dai 10, blocchi il trasportatore completamente a 20, per cui di solito 40, 50, non so se il massimo è 60 o hanno abbassato, io spesso lo usavo a 60. Quello a livello internazionale 60, in Italia non saprei, però sì, più o meno 40-60 è il massimo. Ma devo dire, raramente bisogna salire a quei livelli lì. Ovviamente c'è anche questo, c'è da tenere occhio alle interazioni perché va sui GY. Questo non lo conosco. La perfenazina, Trilofon, hanno anche tolto. Ah, ecco, la fenazina, questa sì invece è interessante. Quindi fenazina è l'antidepressivo inibitore delle MAO irreversibile. L'ho usato varie volte. In Italia l'hanno messo, poi tolto, poi rimesso, poi ritolto. Devo dire che ho perso un po' il filo. Non so neanche se ci sia al momento disponibile. Qualche tempo fa c'era, anche perché non è che lo uso spessissimo.
Perché sapete che, come tutti gli IMAO reversibili, c'è quel famoso rischio di interazione con cibi e cose varie, per cui di puntate ipertensive anche importanti. Ma come forse vi avevo già accennato, parlando con colleghi anche in giro per il mondo, questo è un effetto che nella realtà si vede molto raramente. Però la tecnica c'è, bisogna starci attenti. Di fatto sono farmaci estremamente efficaci come antidepressivi e se non fosse per questo fatto qua sono anche ben tollerati, non c'hanno tutte quelle cose di disfunzione sessuale o peso, che qui mette aumento di peso, ma francamente non mi sembra di averlo visto praticamente mai. Quindi farmaci molto interessanti, però purtroppo da utilizzare solo in casi proprio di depressione resistente. Che mi sembra che quando io l'ho prescritto erano 15, esatto, da 15 sono, si parte con 15 per 2, si arriva massimo a 60. Qui mette 75, credo sia 60 da noi al massimo. Penezzina. Eh sì, è un po' l'ultima spiaggia in termini antidepressivi, un po' come la clomipramina, indovena per certi versi. Questo, l'ORAP vecchio antipsicotico, lo vedrete usare da qualche parte, ma c'è poco da discutere. Poco. Il Lyrica, beh, pregabalin, questo lo vedrete utilizzare spesso. Cos'è? Anche lui ha un vago effetto ansiolitico e un vago effetto antalgico in qualche modo. Io devo dire che la mia esperienza non è entusiasmante, l'ho usato qualche volta a dosaggi bassi, si vede relativamente poco, salendo di dosaggio poi compaiono un po' di effetti ovviamente di sedazione. In genere quello che vedete di solito vedrete un 75 per 2 di Lyrica messo magari quando uno vuole ottenere un vago effetto ansiolitico, soprattutto se è in presenza anche di dolori. Il vantaggio è che rispetto ai diazepini chiaramente non abbiamo la tolleranza, dipendenza e astinenza, per cui questa è una cosa buona, sicuramente meno efficace di una diazepina ad alta dose, però è uno dei presidi che abbiamo, insieme a Neurontina e Lyrica, ecco, Neurontina e Lyrica sono i due presidi di delicata modulazione anti-ansia e antidolore che abbiamo. Ah, l'Inderal è messo qua perché, oltre che essere chiaramente un beta bloccante, quindi quella cosa lì, si usa per una serie di cose che non so se qua l'ha messo. No. Ah sì, eccolo là. Tipo, a volte si usa per esempio per il tremore indotto da litio, per dirne una. Se io ho il tremore indotto da litio perché dà tremori fini il litio, che non passa e non posso togliere il litio perché sennò c'è il rischio di ricaduta, allora Inderal può contrastare questo effetto tremori, per cui tenetelo presente in quest'ottica. Ovviamente poi c'è i suoi effetti normali, però mi ricordo una meta-analisi che avevo visto su uno studio nord-europeo, potrebbe essere anche depressogeno l'Inderal rispetto ad altri beta-bloccanti, per cui occhio a pazienti a rischio depressione. E poi chiaramente ha un vago effetto anti-ansia, perché chiaramente rallentando la frequenza cardiaca evita la spirale del panico. Un'altra diazepina, la quetiapina. La quetiapina fa un po' ridere perché se vedete la lista delle indicazioni qua a sinistra è praticamente una colonna. Cioè, infatti io spesso lo dico anche nei vari altri video che vedrete sul canale, che la quetiapina è un farmaco per tutte le stagioni, nel senso che la quetiapina cura tutto. Disturbi dell'umore, schizofrenia, ansia, insonnia, praticamente non c'è disturbo psichiatrico che non cura. Questo è vero, però c'è un però, cioè innanzitutto non è verissimo, nel senso che ci vuole un effetto antipsicotico
marcato anche gli 800 di quetiapina, non è che siano proprio equivalenti ai 20 mg dell'aloperidolo, siamo ben sotto, direi. Quindi sì, ma non un effetto antipsicotico marcatissimo. Poi abbiamo degli effetti collaterali, sedazione, ipotensione anche spesso. Abbiamo tutti gli effetti metabolici delle pine, per cui insomma, quelli anche si sentono. Detto questo, sicuramente la quetiapina, sapete che c'è quel fatto lì sullo stall, la baby bear, mamma bear e papà bear, leggetevelo lo stall grande. E chiaramente questo è fantastico perché ho 25 mg, c'è un effetto ipoinducente non diazepinico, poi salendo c'è un effetto antidepressivo, salendo ancora c'è l'effetto antipsicotico perché mi compaiono i vari effetti farmacodinamici. E questo, bisogna ammetterlo, è un po' l'unico farmaco che ha tutte queste cose, per cui questo l'ha fatto guadagnare un ruolo importante nell'uso. Però non dimenticatevi anche tutti gli effetti collaterali che ha, quindi le indicazioni sono tante: schizofrenia, mania, mantenimento bipolare, depressione bipolare, depressione unipolare, stati misti e così via. Però va bene tenendo presente che ha i suoi effetti collaterali. La reboxetina, come vi citavo, è l'unico antidepressivo che è noradrenergico, eccetto per i due triciclici che vi dicevo prima. Abbiamo pubblicato delle cose quando stavo a Milano sulla reboxetina, una serie di casi clinici, se non ricordo male, dove combinavamo la reboxetina all'SSRI. Quando? Beh, quando magari l'SSRI ha funzionato, ma rimane magari una certa anergia, allora la reboxetina, essendo noradrenergica, dà una spinta. Sicuramente non è la più bomba in termini di efficacia globale. Se voi guardate tutte le meta-analisi del buon Andrea Cipriani che citavo prima, la reboxetina è sempre abbastanza in basso in termini di effect size antidepressivo. Lui è sì antidepressivo, probabilmente un po' meno rispetto ad altri, ma è più specifico, quindi noradrenergico quando voglio una spinta noradrenergica. Chiaramente il vantaggio rispetto alla desipramina e nortriptilina, che non è un triciclico, per cui non c'è rischio di intossicazioni, non c'è rischio di effetti collaterali marcati, però è anche un po' meno forse forte degli altri due noradrenergici. La reboxetina l'avete sentita dire, l'avete mai utilizzata, visto utilizzare? No. Ecco, io questo giro di oggi che sto facendo, non è tanto perché vi ricordate tutto quello che ho detto, eccetera, ma perché voi vi ricordiate dopo questa lezione: oh, ma ci sono 100 farmaci, li conosco tutti io. Ecco, che vi ponete questa domanda nei prossimi 4 anni che studierete. Quindi non sertralina, valproato e litio e aloperidolo e chiusa la partita. No, ce ne sono altri 95. Io per questo che vi do qualche pennellata di ognuno, così che voi ricorderete: oh, ma forse c'è un farmaco più giusto in questo caso. Non è che ci ha detto il professore 2 anni fa che la reboxetina era quella noradrenergica che potrebbe servire, ecco. Questo è lo scopo per cui siamo qui oggi. Risperidone, vabbè, è il done più famoso. Abbiamo già parlato di doni, non ha niente di per discutere. Arriva stigmina, lascia stare. Ma selegilina, in teoria noi non è che lo usiamo tantissimo. Sapete che la selegilina è un inibitore delle MAO-B stavolta. Si usa per il Parkinson in genere, però l'ho visto qualche volta usare anche come blando antidepressivo. Boh. Io se l'ho usato 2 volte tanto, infatti vi so dire relativamente poco. Sertindolo, non credo ci sia. Oh, la sertralina. La sertralina è uno dei grandi SSRI, dico grandi perché è fra i più utilizzati. Cosa c'ha di specifico la sertralina? Beh, c'ha innanzitutto che rispetto agli altri è il più, ovviamente blocca il trasportatore di serotonina, ma anche dopamina. Per cui è antidepressivo, SSRI è un po' più che da spinta, un po' come la fluoxetina, insomma, spingente. Anche la venlafaxina sopra i 300 mg va sul trasportatore dopamina, però con tutti gli effetti collaterali della venlafaxina, che qua non ci sono. Al contrario della venlafaxina, sertralina spesso dà diarrea. Venlafaxina
quella fraccina di etichezza. Per cui anche questo vi orienta un po' nella scelta. C'è questa leggenda che la sertralina è il farmaco di scelta negli anziani. Spesso ci scherziamo con i colleghi, ma perché? Io una volta sono andato a cercare e appunto ho trovato, c'è questo lavoro del 96 che diceva sertralina negli anziani, anche noi abbiamo fatto una cosa, però non c'è nessun criterio per cui si è di scelta negli anziani. E sicuramente, anche secondo le Maudsley, che vi consiglio di imparare a memoria insieme agli Stahl, è indicata in molte comorbidità mediche. Allora se tu dici l'anziano ha comorbidità mediche, uguale sertralina. Ma non è che automaticamente l'anziano uguale sertralina. Poi l'altro vantaggio è che è poco anticolinergica, per cui chiaramente confonde meno. Però anche lì non è del tutto giusto, perché io spesso abbiamo pubblicato e usato anche la paroxetina, che è un po' anticolinergica negli anziani, e ha funzionato benissimo. Per cui non è una cosa. Quindi sertralina, dopaminergica, molto efficace come antidepressivo, diarrea forse è la cosa un po' da tenere presente, buona per le comorbidità internistiche, secondo le Maudsley, tutte le linee guida, si va dai 50 ai 200, è uno tra i più utilizzati, sicuro. Anche io, una di quelle che utilizzo di più. Beh, so di amoxibato, direi che non mi sembra che si usi molto. Famoso GHB, questo si usa, infatti questa è una cosa bizzarra che credo che si usi nell'alcolismo ma solo da ste parti, perché infatti non c'è neanche indicazione qua, internazionale. Boh. Sulpiride, l'abbiamo nominata prima la amisulpride, la sulpiride è il predecessore dell'amisulpride, ha meno quell'effetto della dell'amisulpride in termini di stimolazione, è più antipsicotico, per cui si usa a dosaggi più elevati, appunto 400-800 mg. Indicazione dov'è che sta? Schizofrenia, qui mette anche depressione, però in genere più l'amisulpride per distimia e depressione, la sulpiride. Poco. Un altro antidepressivo. Questo non esiste più da noi, ve lo dico come motivo storico. Il Melleril, la tioridazina, era un buon antipsicotico, solo che poi si è scoperto che questo sì che allungava il QTC, questo allungava di 50 millisecondi, per cui ci sono state varie morti ed è stato tolto dal commercio. All'estero evidentemente c'è ancora. Ah, il Topamax. Allora, il Topamax. Topamax è un farmaco molto particolare, come lui c'è solo lui, topiramato, nasce come antipilettico, anche lui infatti c'ha indicazioni antipilettiche, ma c'è un effetto particolare, interessante, che è uno dei pochissimi farmaci che fa dimagrire, insieme al bupropione, anzi direi che mi viene in mente sono solo loro due, beh, certo chiaramente anfetamina, però topiramato e bupropione sono gli unici due farmaci che fanno proprio dimagrire in maniera marcata. Io devo dire, l'ho prescritto varie volte in quest'ottica, pazienti che magari avevano avuto un aumento di peso con altre terapie che non potevano essere sospese, e il topiramato, oltre a una riduzione di peso, c'ha anche un modesto ma presente effetto stabilizzatore, per cui in qualche modo prendo l'uovo e la gallina, riesco a incrementare l'efficacia di stabilizzazione e al tempo stesso una riduzione di peso. Detto così sembra perfetto, non è sempre tutto così semplice, perché anche lui ha i suoi bravi effetti collaterali, me ne ricordo alcuni che mi vengono in mente, ah sì, appunto a livello renale, calcoli renali, che insomma è una cosa che spesso si vede,
C'è stato un caso in Italia di disputa legale perché era stato prescritto off label minorenne, per cui state sempre molto attenti a stare in label. Ogni tanto sento qualcuno di voi che dice: ma non dorme bene, diamo un po' di olanzapina la sera. No, olanzapina non è un ipoinducente, è una terapia antipsicotica per la schizofrenia, per cui sono frasi che non vorrei sentire nei prossimi anni da voi. Non dorme bene, mi dà un 2,5 olanzapina la sera. No, non è un ipoinducente. Quindi anche col topiramato, stateci attenti. Dice: ah, se vorrei un po' perdere peso, prendo il topiramato. No, se non c'è indicazione da label o quantomeno necessità di stabilizzazione, voi non prescrivete il topiramato solo per la perdita del peso, deve avere anche un senso clinico ulteriore. E questo è il Topamax. La tranilcipromina è l'altro anti-MAO irreversibile. C'era in Italia, non sono sicuro se sia ancora in combinazione, in un farmaco in combinazione. Di solito la fenelzina c'era da sola, questa era in combinazione. Potremmo guardare adesso se l'hanno tolto, che cambiano continuamente, non lo so. Più o meno è come la fenelzina che vi ho detto prima. Il trittico, il trazodone. Allora, trittico è un altro di quei farmaci che come lui c'è solo lui, farmaco molto molto polivalente. Allora, qui mi dice che l'indicazione c'è la depressione, insonnia e ansia. Allora, trittico, voi lo vedrete utilizzare come sedativo. Ah sì, un po' di ansia, non dorme, 20 gocce di trittico la sera. Sì, va benissimo, perché chiaramente la sua farmacodinamica, appunto anti-serotonina 2A, va benissimo. Però non è solo questo, il trittico a dosi più alte, quindi sopra i 150, blocca anche il trasportatore, per cui ha un effetto antidepressivo, quello che si chiama Contramid adesso, sono le compresse a 150 200. E quindi il trittico, per darvi un'idea, è un po' come la quetiapina, a basse dosi ho un effetto ipnoinducente, vagamente ansiolitico, come salgo di dose ho un effetto antidepressivo. A differenza della quetiapina però non è che poi c'ho l'effetto antipsicotico se salgo ancora, più di tanto non si può salire, credo che il massimo sia 300 se non ricordo male. E in più non c'hai tutti gli effetti collaterali della quetiapina, aumento di peso eccetera. Qua con il suo effetto di aumento di peso vedete lo mette molto basso, perché non dà aumento di peso, la farmacodinamica non è quella dell'aumento di peso. Quindi un farmaco, devo dire, che lo vedrete utilizzare molto, anche perché ci sono tantissime formulazioni, ce l'avete in gocce, ce l'avete in compresse pronto, in compresse a rilascio prolungato e in compresse Contramid a più alto dosaggio. In più ce l'avete anche in fiale per intramuscolo e endovena in caso di agitazione. Per cui ci sono tantissimi utilizzi. C'è quella storia del priapismo, chiaramente solo negli uomini, abbastanza infrequente, ma insomma anche quello da tenere in mente. Poi cosa dirvi del trazodone? Sicuramente interessante, ecco appunto, compresse da 50, 100, 150, extended release, fino a 300, la dose massima. Ah, qui addirittura mette 600 di dose massima, in Italia credo sia più basso. Quindi, trazodone, ecco l'altra cosa che vedrete utilizzare spesso, il trazodone è magari nell'anziano con deterioramento mentale, quindi iniziale Alzheimer, per cui un po' di trittico è utile. Alzheimer, c'è un po' le fasi, no? Sapete, all'inizio dell'Alzheimer c'è la fase depressiva, ci vuole antidepressivo, poi c'è la fase agitazione, un po' di trittico va bene, e poi c'è la fase di psicosi dove ci vuole antipsicotico, per cui sono varie fasi. E questo è il triazolam. Oh, il triazolam. Triazolam, diazepina molto particolare, perché rispetto a tutte le altre ha una caratteristica specifica, che ha una brevissima emivita
e brevissima onset di azione. Quindi il famoso Alchon, quando lo date ai pazienti, dateglielo, dici, quando è a letto se lo prenda prima di dormire, perché se lo piglia a cena c'è il rischio che non riesca neanche ad arrivare sul letto, si addormenta a metà strada. Per cui è molto a colpo l'Alchon rispetto al Felizon, rispetto anche al Minias. Quindi mi evita molto breve, efficacia molto rapida, e quindi la sceglierete se c'è un'insonnia iniziale. Perché se c'è un'insonnia centro terminale do l'Alchon, non solo non risolvo niente, ma la peggioro perché c'è l'effetto rebound. Per cui l'Alchon è proprio questo, è addormentamento e basta. Properazina, Martane. Ma qui mette anche il tiroide. Vabbè, io a volte l'ho usato l'Eutirox pressione resistente, chiaramente se io ho un tiroide sono bassi, se no se sono normali o alti non ha nessun senso. La trimipramina, Surmontil, come vi dicevo, è l'altro triciclico che dà molta sonnolenza, infatti indicazione insonnia oltre che depressione. È molto amato dai colleghi di Pisa, quando all'epoca eravamo le due scuole, io la scuola milanese e Cassano la scuola toscana di Pisa, loro usavano molto Surmontil e noi criticavamo, insomma, cose antiche. Surmontil comunque, a parte gli scherzi e le vecchie storie, Surmontil è un triciclico, per cui non è un farmaco fra i più moderni, ha un notevole effetto sedativo, quindi va bene la sera, ha anche un effetto antidepressivo, però è sempre un triciclico, quindi se vi serve va bene, tenendo conto A che è un triciclico, B che è sedativo, e però insomma queste cose le fanno, non dà tolleranza e dipendenza come le diazepine. Io devo dire, se l'ho usato una o due volte nella carriera è tanto, però so che i colleghi appunto toscani lo usano molto di più. Al provato c'è poco da dire, il Depakin, seconda scelta rispetto al litio, va bene nei rapidi ciclatori, va bene nelle forme tipiche di bipolare, occhio ai livelli plasmatici, insomma niente di più. La Venla l'abbiamo citata varie volte, secondo alcuni e secondo alcune meta-analisi è fra gli antidepressivi più efficaci, soprattutto a dosaggi elevati, su 225, 300, 375, perché blocca tutti i trasportatori. Non è esente da effetti collaterali, però, perché c'è un po' la stitichezza, la pressione, aumenta la pressione anche di 10 mm, per cui occhio. È un farmaco da maneggiare con una certa cura, insomma. Pilazodone credo non sia arrivato, un altro antidepressivo discretamente interessante. La vortioxetina è arrivata da poco, gocce, compresse, la conoscete bene. La peculiarità è che sembra avere un effetto di migliorare la cognitività, magari rispetto alla paroxetina che è anticolinergica, questo addirittura dovrebbe migliorarla. Problemi forse un po' di nausea, dosaggi elevati, ben tollerata a livello sessuale, è un buon farmaco sicuramente, però bisogna stare sopra i 10-15, vicino ai 20 mg. Oh, e poi 3Z, Zolpidem, Zopiclone e Zaleplon. Allora, io me li confondo sempre, perché sulle 3Z drugs, che sono utilissime come pneuinducenti, danno molta meno tolleranza e dipendenza rispetto alle diazepine, non che non la diano, danno di meno. C'è un video mio sul canale, quello che si vede con l'aeroplanino, che non so perché YouTube ha scelto quelle immagini lì, forse che gli piaceva l'aeroplanino, questi algoritmi di YouTube sono veramente creativi. E ha selezionato quella immagine lì dell'aeroplanino, perché io nella presentazione dico che gli Z-drugs sono quelli utilizzati dai piloti dei caccia americani, perché sono i farmaci che danno meno effetto sedazione dopo, mentre la diazepina un po' ti rimane a stordimento il giorno dopo, con le Z-drugs questo non succede. Quindi Z-drugs ottime, perché non danno
danno meno tolleranza e dipendenza, ottime perché danno meno sedazione il giorno successivo. E guardate il video appunto il mio su YouTube dove spiego un po' più in dettaglio queste cose. Perfette? No, niente perfetto. L'efficacia sicuramente è un po' inferiore rispetto a un Felizone, che sicuramente è molto più intenso come effetto più inducente o anche un Atrax. E poi ci sono alcuni soggetti che hanno il sonnambulismo con il Z-Drax, per cui vado un po' presente. Le tre differiscono sostanzialmente per la mia vita. Lo Zolpidem è intermedia e delle altre due, una è brevissima e una è lunghissima. Io me le confondo sempre, per cui dovete guardare quale è quale, perché non me lo ricordo. Ok, Ziprasidone direi poco utilizzato, Dotipina. E direi che le ho scorse tutte e siamo abbastanza in tempo, considerando che abbiamo fatto una sola pausa. Allora, direi che possiamo avviarci alla conclusione della lezione. Cosa vorrei che vi rimanesse? Che lo stall e questo libretto, sia il grande che il piccolo, devono essere vostri compagni per questi prossimi 4 anni, che i farmaci non sono 2 ma sono 150, per cui è opportuno che li conosciate tutti con le indicazioni specifiche di ognuno e che quindi riuscite a trovare sempre il farmaco giusto per ogni persona, perché è un po' il mantra di tutta la mia attività di ricerca negli ultimi 30 anni, la individualizzazione della terapia. Allora, direi così possiamo chiudere la registrazione.